Ciao amici di Italia Top Games, sì, proprio lui, Elden Ring, il gioco che uscirà l'anno prossimo, From Software, lo scrittore, autore del Trono di Spade, insieme per questo gioco che andiamo a scoprire in questo network test. Oh ragazzi, lo vedevo insieme con voi per la prima volta, quindi se sono un po' schiappa non fateci caso. Speriamo bene, visuale standard, sì, avanti, andiamo avanti e vediamo cosa succede. Sono curiosissimo di provarlo, versione Xbox Serie X, streamata su PC, combattente, cavaliere incantato, campione, lupo sanguinario, ma facciamo cavaliere, dai. Tipo A. Che emozione. Elden Ring, uno dei titoli più attesi del 2022. Bandai Namco, From Software. Insomma, quelli che hanno fatto grandi giochi, che vi ricorderanno sicuramente Bloodborne, Demon's Souls, eccetera. Allora, leggi il messaggio. La caverna si trova di sotto. Ok, andiamo. Certamente mi ricorda particolarmente, ecco. Mi ricorda particolarmente Demon's Souls e compagnia. Allora, dove devo andare? Leggi il messaggio. La caverna della conoscenza è di sotto. Di sotto dove? Andiamo di sotto di qua. Eccolo. Ok. Usa oggetto. Cambio oggetto, ecco. Non so voi, ma la sensazione di Demon's Souls si fa forte. Riposa presso un luogo di grazia per recuperare PV e più A, curare le alterazioni di stato e ricaricare le ampulle sacre. Quando ti riposi presso un luogo di grazia, tuttavia i nemici sconfitti vengono in buona parte riportati in vita. Procedi verso il punto in cui converge la luce per trovare i luoghi di grazia. Ok. Tocca la grazia, adesso lo possiamo fare. Grazia perduta, scoperta. Ok. Però è bello, eh. Ripristina visuale, rimuovi bersaglio. Oh, il nostro primo nemico. Attacco. Mano destra, due mani. Ale. E tanti saluti a te. C'è un ghost. Allora, puoi memorizzare stregonerie e incantesimi. Equipaggio un bastone per lanciare stregonerie e un sigillo sacro per invocare incantesimi. Ok. No, mi sono sbagliato. Attenzione che qui... Vabbè. Gli armamenti impugnati... Ho due mani, non sento... la difesa. Ok. Vediamo. Vabbè, l'ho fatta un po' sporca, diciamo, non è che... Bello, 60 frame, ovviamente 4K quando... Salto... Tieni premuto per scatto. Ai, questo è lo scudo, eh. Lo sapevo.
sta cedendo, sta cedendo. Ale. Gran soddisfazione. Vabbè, questa è una sorta di tutorial, ovviamente. Oh, questo è facile. Ciao, zombino. Poveri zombini, sono proprio carne da macello, poverini. Aia. Ecco, il simpatico arciere mi ha sistemato ben bene. Devo rifare tutto? Sì. 3 armamenti per mano, va bene. Contrattacchi in difesa, ecco. Tenere l'ultima, resteranno, se muori di nuovo le perderai per sempre. Un classico di Demon's Souls, proprio classicissimo della serie di From Software, diciamo, di Demons, di Dark, eccetera. Allora, adesso vediamo l'arciere di prima, l'avevo impalato meglio. C'era una macchia di sangue, eccola, toccala. Ok. Ok, sistemato. Bene. Aia, c'è quel simpatico signore. Meglio scappare rapidamente. Lo scudiero. Che soddisfazione. Adesso c'è da stare attento all'arciere. Ah no, prima ci sono i poveri zombini indifesi. Ma sempre stare attenti, che in questi giochi non si sa mai. Ecco, appunto. Mai sottovalutare nessuno. Adesso qui stare attenti. Però a distanza breve sei le poche speranze. Tocca la macchia di sangue. Procediamo, procediamo. Occhio allo zombino. Allora, le abilità sono tecniche speciali legate a determinati armamenti. Esiste un ampio ventaglio di abilità disponibili da attacchi devastanti e effetti temporanei. LT abilità. Tiè, qua che c'è? Ah no, qua c'è. Ok, un po' di stealth. Cosa ha fatto qualcun altro prima di me? No! No, non me la... Non me l'aveva... Oh, eccolo. Andiamo a farlo stealth. Silente, zitti voi, zitti lì, che state a parlare. Piano, piano. Un'uccisione diretta, però va bene anche così. Sbilanciare il nemico. Però devi anche prenderlo il nemico, sennò... Ah, questa
Via, via. Via. Ah, bello. È stato bravo stavolta. Il mio cavaliere. Finiamola. Finiamola. Se muori tornerai in vita presso l'ultimo luogo di grazia in cui hai riposato. Se muori vicino a una statua di Marika, tuttavia potrai scegliere di ripartire da quel punto. Ok, eccola qui la statua di Marika. Bene, così se muoio riparto da qui. Attraversa la foschia. Certo, attraversa la foschia. Che c'è? Ah, primo mostro, mi sa che qui faccio le brutte figure, ragazzi. Allora, puoi eseguire dopo aver bloccato un colpo nemico. Si può aver bloccato un attacco, contrattacco in difesa. No, mi sono sbagliato tanto. Aiuto, aiuto, paura. Ho paura. Ecco. Però gli ho fatto male, No, sono morto. Almeno torno da Marika, dai. Non è difficilissimo, sono io che sono una super schiappa, lo ammetto. Statua di Marika, sì. Avevo sbagliato il tasto. Eccoci. Tomba eroica di gente di confine. Gente di confine. Ok, adesso giochiamo meglio, Recupera rune perse. Ok. No, però dobbiamo stare attenti, No. Ok, presa energia. E sono morto di nuovo. Tocca stare attenti al soldato di Gotrick, ma io sono schiappo in questi giochi. Ve lo dico, anche se mi piacciono, però statua di Marika, e adesso non c'ho più le rune, son cavoli amari. Vai, attraversiamo la foschia. Ocio. Simpatico amico. Tiè. Ecco. Recuperiamo. Ok. Vieni. Oh, mazzet, avversario sconfitto. Ale, che bella soddisfazione. Comunque sono tosti questi giochi, tocca veramente. Tocca macchia di sangue. Questi sono tutti amici che stanno giocando, da quello che mi sembra di aver capito. Vabbè, andiamo, procediamo. E qui che succede? Tutta gente poverina morta prima di me. Non so dove devo andare, per dove devo andare. Scendiamo di qui, ragazzi. Io c'ho paura. Qui c'è un buco. Ok, sì, va bene di qua. Leggi messaggio. Che si tratti di trappola. E vabbè, dai, tanto. Apriamo. Zan 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 zan, no. Sembra tutto tranquillo per il momento. Tocca la grazia. Grazie per tutta scoperta.
proseguiamo. Ecco. Fai attenzione, nemico. Quindi... opportunità, nemica opportunità. Ah, vista splendida. Vediamo. Apriamo. Wow, che bello. Sepolcride. Mamma mia. Fantastico. Quello mi sa che è un simpatico nemico che non vede l'ora di farmi a fettine piccole piccole. Perché non hai amici in questo gioco, ovviamente. Anche se sembrano tutti tranquilli, vediamo, magari non è un nemico. Per il momento mi ignora, vediamo. Che vi avevo detto. Io ho provato a pararmi, ma sono morto. Ragazzi, e con questo concludo questa prova in Elden Ring. Poteva andare meglio, poteva andare peggio, quindi accontentiamoci. Ci siamo fatti un'idea di quello che ci aspetta a febbraio con questo bellissimo gioco in arrivo su PC, su console PlayStation e su Xbox. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ciao e al prossimo video.